Consigliere Foroni, lei un po' di mesi fa aveva presentato una mozione a difesa degli esodati qui in Consiglio, ma soprattutto ha fatto una conferenza stampa di recente proprio con il coordinamento dei lavoratori esodati. Ha lanciato una proposta che si concretizza perché parte da questa settimana. Allora, abbiamo raggiunto due importanti obiettivi. Il primo obiettivo raggiunto con l'assessorato alle attività produttive e con l'assessorato al bilancio è stato quello di salvare una notevole platea di esodati, cioè di quelle persone che perché non raggiungevano la pensione secondo i vecchi criteri pre-Fermo e Nero in regime di mobilità, avrebbero dovuto aspettare 6 o 7 anni per andare in pensione senza reddito. Regione Lombardia, anche con risorse proprie, allunga il periodo di mobilità ordinaria con la mobilità cosiddetta in deroga e queste persone, questi lavoratori che sono stati espulsi dal mondo del lavoro, che si sono sacrificati per salvare i giovani che lavoravano in quelle aziende, saranno salvate. Ma non ci fermiamo qui, siamo stata l'unica regione in Italia che ha fatto questa bellissima iniziativa, non ci fermiamo qui perché da giovedì aprirà anche uno sportello in regione Lombardia che riguarderà la possibilità che tutti gli esodati possano avere le informazioni, è uno sportello gestito dal coordinamento lombardo degli esodati, una consulenza, chiamiamola così, completamente gratuita, dove non ci sarà da pagare nulla, non ci sarà da fare nessuna tessera. Semplicemente si potranno chiedere tutte le informazioni utili e per informazioni bisogna chiamare il numero del gruppo regionale della Lega Nord per fare le varie prenotazioni. Non solo, il 4 dicembre, quest'anno, fra una settimana, siamo intenzionati a fare a Lodi una manifestazione per ricordare i 2 anni dalla notte delle lacrime, dove un ex ministro pianse presentando la sua mozione, quando in realtà dovevano essere altri a piangere a causa di quella legge, appunto la legge Fornero. Quindi chi volesse una consultazione prima di venire deve fare il numero che ha citato prima. Esatto, perché bisogna entrare nel palazzo della Regione Lombardia, bisogna accreditarsi, quindi uno deve prenotare e poi avrà tutte le informazioni utili, chiamare il numero del gruppo regionale della Lega Nord per tutte quelle persone che a causa della riforma Fornero sono esodati. Alcune avranno la buona notizia di essere salvate grazie all'intervento di Regione Lombardia, altre purtroppo no perché non possiamo intervenire su questioni che non sono di nostra competenza, però potranno avere comunque le informazioni del caso.